Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro Call in Focus Day di aprile. Con me abbiamo l'ingegnere Alessandro Bencini, benvenuto Alessandro, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. E il collega Marco Parretti. Allora, buongiorno. Allora, torniamo perché stiamo dedicando diversi incontri negli ultimi mesi a questo tema sulla digitalizzazione e conservazione dei documenti. Come ci torniamo a questo giro? Ci torniamo con una versione, diciamo, un pochino diversa, nel senso che abbiamo scorso alcuni aspetti teorici, documentali, dal punto di vista informatico, ma a volte bisogna anche andare un pochino più nella specificità di quelle che possono essere le richieste di chi fa i controlli e quindi in qualche maniera andare anche a simulare se ci poniamo delle domande, qual è la risposta giusta, qual è la risposta sbagliata. Faccio una premessa in generale. Ci occupiamo di questo tema da diversi anni, tra l'altro proprio Alessandro insieme, perché ora veramente sono trascorsi degli anni da quando ora tu hai un'esperienza molto molto forte sul tema. Noi abbiamo iniziato ovviamente con la parte legale e documentale, mai come negli ultimi 2 anni il settore è in crescita da un punto di vista proprio della richiesta, della necessità, perché sono cambiati degli obblighi di legge, perché le aziende sono maturate, ancora devono prendere però cognizione veramente, cioè ci sono ancora delle favole metropolitane che girano intorno al tema della conservazione, della digitalizzazione che noi stiamo contrastando spudoratamente e quindi ci applichiamo affinché queste favole metropolitane vengano annientate e si vadano a sostituire perlomeno con la conoscenza di quelle che dovrebbero essere le azioni in linea con la norma, con gli obblighi, a un fine di ridurre i rischi per le aziende che poi potrebbero subire dei controlli, poi ognuno a casa sua fa le scelte che ritiene opportune, ma insomma il nostro è un tema di informare, formare e poi andare a proporre ovviamente anche delle soluzioni che poi riprenderò poi la parola al termine del nostro incontro. Brevemente vi ricordo la nostra società Collin & Partners, noi ci occupiamo di tutto il diritto informatico, vengo da un webinar sulla NIS 2 finito 10 minuti fa, ora stiamo lavorando anche su questo tema, dalla privacy alla proprietà intellettuale a tutto quello che è il tema whistleblowing, sorveglianza, controllo e digitalizzazione, ovviamente, tutto quello che è il diritto applicato alla tecnologia, perché dal punto di vista del diritto le norme ci sono anche tante variabili in corsa, lo stiamo vedendo nell'ultimo periodo nell'ambito della privacy, l'intelligenza artificiale, avremo modo e abbiamo avuto già modo anche di affrontarle e la riaffronteremo. Il piglio con il quale bisogna affrontare poi l'applicazione del diritto alla parte tecnologica deve essere estremamente pratica. E quindi stamani affrontiamo questo webinar in maniera estremamente pratica. Alessandro, ti lascio la parola, poi io e Marco ci divertiremo a interromperti, osservare o chiedere o interloquire. Ricordo a chi partecipa che alla fine c'è la possibilità ovviamente di fare delle domande andando a scriverle in chat e che poi, come vi ricorderò, siamo a vostra disposizione per fare anche gli incontri individuali nelle vostre aziende ed approfondire il tema con i vari responsabili che possono essere coinvolti dai flussi di cui andremo a parlare. Alessandro, a te la parola, mi taccio. Grazie Valentina. Con cosa cominciamo? No? In genere c'è sempre un inizio che è difficile, dobbiamo introdurre l'argomento, dobbiamo cercare di capire, di facilitare il nostro interlocutore. Io oggi ho deciso di riprendere un vecchio film, Matrix. E di scegliere la scena nella quale viene proposto a Neo una pillola rossa o una pillola blu. E gli viene detto: beh, se tu scegli la pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Oppure, se tu sceglierai la pillola rossa, allora resti qui con noi nel Paese delle Meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. E poi Morpheus, mentre gli porge la pillola rossa che Neo prende,
dice: ti sto offrendo solo la verità. Ecco, un pochino quello che noi facciamo, quello che stiamo facendo nel campo della gestione dei documenti informatici è un po' proprio questo. Cercare di raccontare a chiunque qual è la verità. Verità in termini giuridici, certamente non in termini soggettivi, perché questo potrebbe essere francamente sbagliato ed eccessivo. E per poter dare un taglio, come dire, pratico alla conversazione di oggi, abbiamo scelto non tanto di rispondere alle cosiddette Frequently Asked Questions, le FAQ, ma di partire invece dalle Frequently Received Replies, cioè da quello che normalmente ci viene detto nel momento in cui facciamo delle affermazioni, che poi non sono altro che delle affermazioni che ricalcano esattamente il disposto dalle norme in vigore. E quindi affronterei, se voi non avete nulla in contrario, l'argomento proprio in questo contesto, e cioè partendo da qualcosa di estremamente pratico. Per esempio, quando andiamo da qualcuno e cominciamo a parlare delle modalità che sono previste dalla legge per poter avere la certezza che i documenti vengono conservati in modo corretto, e in modo corretto intendo dire che saranno opponibili, saranno cioè elemento di prova della gestione dell'azienda nei 10 anni a venire. Una risposta è quella: ma io faccio conservare da terzi tutto, sono in regola. Mi faccio conservare le fatture dell'Agenzia delle Entrate, mi faccio conservare i libri dal commercialista. Va benissimo così. No, non va affatto bene così. Non si rispetta la legge, o almeno se ne rispetta una parte. Perché il presupposto per poter fare questo tipo di attività, per poter cioè dimostrare effettivamente che si è compliant alla legge, prevede la redazione del manuale della conservazione e prevede la nomina di un responsabile. Quindi prevede che noi dichiariamo che cosa facciamo e che assegniamo delle responsabilità esatte a una persona fisica. Senza questo, tutto il resto, tutte le altre azioni che noi abbiamo messo in funzione non rispecchiano ciò che la legge prevede e quindi non siamo minimamente in regola. Questo è un concetto estremamente diffuso ed è un concetto purtroppo estremamente errato. Quindi questo è il primo problema che deve essere affrontato e deve essere risolto. Perché, ripeto, questo documento, il manuale della conservazione, è il presupposto per tutte le operazioni di gestione della conservazione dei documenti informatici che stanno all'interno dell'azienda. Dopo questa prima osservazione, normalmente ce ne fanno un'altra, e questo è molto più divertente. Mi hanno detto che non hanno fatto mai controlli e conseguentemente, chi me lo fa fare di andarmi a imbarcare in tutte queste attività. A prescindere dal fatto che l'idea che non siano stati ancora mai fatti dei controlli è tutta completamente da verificare, la considerazione che io pongo è questa: quanti anni io debbo conservare i miei documenti? Per quanti anni io debbo conservare le mie scritture contabili, per esempio? E le scritture contabili non sono esclusivamente ciò che risulta dal mio giornale bollato, piuttosto che non dai miei libri obbligatori. Le
ma sono tutti documenti che li hanno originati. Quindi la domanda è: per quanti anni io sono soggetto ad un controllo? O ed anche per quanti anni io debbo essere in grado di provare civilisticamente ciò che ho fatto? La risposta è banale: almeno 10. Ecco, allora, se tra 5 anni ho necessità di produrre un documento oppure subisco un controllo, bene, come produco in modo giuridicamente accettabile i miei documenti informatici? A questo punto è difficile fare gli scongiuri, no? Occorre ben altro. Quindi pensiamoci prima. Pensiamo cioè che è dal 1 gennaio del 2022 che noi avremmo dovuto provvedere a conservare in modo adeguato ed in modo rispettoso del codice, delle norme previste dal codice di amministrazione digitale, le nostre evidenze documentali informatiche. Pensiamo oggi a non scivolare su una buccia di banana domani, perché potremmo farci male. La terza risposta è ancora più divertente e credetemi, spessissimo ce l'abbiamo. E ci dicono: no, io di queste cose io non mi occupo, io stampo tutto, archivio tutto, sono perfettamente in regola con tutte le norme che mi dicono che i documenti li devo tenere ordinatamente per 10 anni, è vero, lo tengo ordinatamente per 10 anni, lo tengo talmente ordinatamente che se un documento mi serve in 3 o 4 posti diversi, ne faccio delle fotocopie e le metto in 3 o 4 posti diversi, perché così sono sicuro che tengo le cose in ordine. Tengo talmente le cose in ordine che stampo le mail, stampo le PEC, stampo i miei contratti, stampo quei bellissimi fogli che hanno la firma fotocopiata, stampo tutto, perché in quel modo sono perfettamente in ordine. O no? Un documento elettronico che viene stampato ha lo stesso valore probatorio di una fotocopia. Quindi se il nostro soggetto che ci ha fatto questo tipo di affermazione non vede il problema, non lo vede nell'immediato, correrà il rischio, ahimè, di vederlo dopo e tutto assieme. Perché una stampa di un documento informatico è una copia analogica di un documento informatico ed ha valore probatorio soltanto se viene asseverata, che è un tantino scomodo. Un documento informatico lo si conserva a norma del codice dell'amministrazione digitale e delle relative linee guida. Se non si fa questo, il documento non è conservabile. Se il documento non è conservato a norma, non è esibibile. Se il documento non è esibibile, non esiste. È grave tutto questo? Beh, provate a immaginarvelo, no? Provate a immaginare se qualcuno nel corso di un'ispezione vi dice: mi dà quel documento. Voi gli date la stampa di quel documento e lui vi dice molto correttamente che questo non è il documento. È la migliore, nella migliore occasione, nella migliore ipotesi, è una copia di un documento che quindi non ha un valore. Sotto un profilo fiscale, questo è soggetto già ad una sanzione da intorno ai 1.000 euro, se la memoria non mi inganna. Ma nei casi più estremi, qualora ci fosse un elevato numero di documento che non viene prodotto perché non è consegnabile, non è producibile, non è affidabile,
si va ad incorrere perfino nel rischio di bancarotta fraudolenta. Quindi il problema esiste. E come? Stampo tutto e piglio tutto perfettamente, è una bufala. Non è assolutamente vero per tutti i documenti informatici, che poi più o meno non sono certamente meno dell'80-90% dei documenti che oggi vengono gestiti all'interno di un'azienda. Quindi questo è un aspetto di cui tenere particolarmente conto. Perché a un certo punto le linee guida dicono anche, beh, sì, nel corso della gestione, no, di un documento è possibile tenerlo stampato piuttosto che non informatico. Ma nel momento in cui io lo conservo affinché rimanga una traccia probatoria futura, esso avrà valore soltanto se conservato a norma di legge. E questo è scritto a chiare note nell'ambito delle linee guida. Ed è un aspetto estremamente interessante ed estremamente importante che in qualche modo ci deve fare riflettere. Perché oggi stiamo tutti andando in un concetto di digitalizzazione dei processi. Digitalizzazione vuol dire che preferiamo l'utilizzo del dato rispetto alla sua formalizzazione. L'esempio più classico sono le fatture elettroniche. Fatture elettroniche le possiamo stampare in 25 modi diversi. Ci appaiono in 25 modi diversi, ma poi i dati sono sempre quelli. Dobbiamo quindi entrare in un'ottica diversa, in un ordine mentale anche diverso ed affrontare quindi questo problema alla radice, non risolvendolo con soluzioni del passato. Perché poi alla fine i dubbi sono legittimi, no? Qualcuno alla fine riflette. Ma se per caso prima o poi qualcuno mi chiede un documento, io che cosa gli do? Se uno mi chiedesse, per esempio, la copia di una PEC, perché io ho fatto un certo tipo di lavoro, sto stipulando dei contratti, ho fatto una serie di attività che devo documentare e la documentazione di questo viene stata fatta nelle PEC, come che è assolutamente normale. La PEC è assimilabile ad una raccomandata con avviso di ricevimento, no? Per cui rappresenta un documento forte, un documento robusto, un documento probatorio. Sì, probatorio nella misura in cui io riesco a dimostrarne l'originalità e la correttezza della firma. Perché la PEC è un pochino come il latte, dopo un certo periodo scade, perché scade il certificato di firma con cui è firmato il certificato di consegna. Alessandro, scusami, Sì. ti interrompo un attimo su questa cosa perché è un tema che voglio evidenziare a chi ci sta seguendo. Ci sono diversi clienti, diverse aziende, insomma, che pensano sempre alla PEC. No, ma tanto c'è la PEC, non c'è problema. Poi gli parli appunto del tema della conservazione della scadenza e si sentono molto spaesati su questo aspetto. Questi sono tra l'altro elementi che, ai quali si devono interessare ovviamente anche i legali interni. Ci deve essere consapevolezza su questo tema, perché se no poi nascono degli equivoci che poi nel tempo possono generare delle grosse responsabilità da questo punto di vista. Quindi su questo poi secondo me potrebbe essere anche interessante per il futuro fare proprio un approfondimento sul tema della PEC, della posta elettronica, dal punto di vista della conservazione, quindi magari ne andremo anche a parlare, perché tutte le aziende che noi troviamo fanno un buon affare, a parte che io ho avuto anche esperienza di chi stampa la PEC, proprio stampa il cartaceo, quindi della PEC, per cui è un buon uso anche quello, diceva, tanto è l'originale, l'ho stampato.
stampato, quindi diciamo c'è un po' un'andata e ritorno, diciamo, sul tema un po' particolare controcorrente. Però questa è una cosa di cui le aziende devono assolutamente tenere conto, tanto che si rimane un po' allibiti quando nei progetti che noi proponiamo dal punto di vista dell'analisi e poi dell'adeguamento, diciamo, per ora le PEC lasciamole fuori. Ma ecco, ci sono delle riflessioni per cui il per ora dovrebbe essere un concetto che viene superato, perché non c'è un per ora, perché tu poi rischi di perdere se quel contenuto è passato tramite una PEC, no? C'è stato un motivo, ci sarà un valore, quindi rischi poi di avere nella protrazione del tempo una perdita di quello che è il valore collegato a quei contenuti, alla conservazione, eccetera. Solo questa chiosa, perché faccio un'entratura solo, usatemi come evidenziatore in questo caso, perché comunque su questo secondo me c'è un'affidabilità anche delle aziende che non è che non va bene, perché credono di dormire sonni tranquilli, ma sono sonni a scadenza, quindi di questo punto insomma ne devono tenere ben conto. Mi taccio. Sì, il problema, Valentina, come tu hai giustamente messo in evidenza, è tutto ciò che riguarda, in termini un pochino più larghi naturalmente, la gestione dei documenti che hanno una firma digitale. La firma digitale è assolutamente affidabile ed assolutamente paragonabile ad una firma autografa, nella misura in cui il certificato che la legittima sia verificabile. I certificati scadono dopo 3 anni in generale e sono prorogabili per altri 3 anni, dopodiché per motivi commerciali scadono. E cioè io non sono più in grado di verificare se quel certificato era di legittimo o no, se era in vigore o no. E se io non sono in grado di verificarlo, quel documento è privo di firma. Quindi debbo intraprendere tutte quelle attività che mi servono per dimostrare che quella firma era valida e per estenderne la validità almeno per 10 anni. Diversamente io corro il rischio di avere un contratto importante, perché oggi la maggior parte dei contratti importanti vengono conclusi, no, con firma digitale, privo di firma, con tutte le conseguenze che potete immaginare molto facilmente. Quindi il tema proprio della gestione delle firme digitali, anche delle firme delle FEA, delle firme elettroniche avanzate, eccetera, è un tema particolarmente importante. Ed è importante perché è direttamente collegato alla eventuale necessità di produrre un documento. Ed anche il modo in cui io produco questo documento è un modo previsto dalle norme. Debbo cioè produrre un pacchetto di distribuzione, una forma cioè particolare che garantisce il contenuto, la leggibilità, la provenienza e tutto quanto mi permette di stabilire che quell'oggetto che io sto producendo perché qualcuno me l'ha chiesto o perché io desidero provare un mio fatto aziendale, è vero, è autentico. E poi c'è qualcuno che alla fine di tutti i nostri discorsi, alla fine si pone il problema: cosa succede se subisco un controllo? E questo è abbastanza imprevedibile. Abbiamo qualche esperienza, no, di controlli che sono in realtà già stati fatti. E posso garantirvi che nel caso di un controllo, la prima cosa che viene chiesta è
l'esistenza di un manuale della conservazione. In un'azienda direi che la richiesta del manuale di conservazione in fase di controllo è quasi un default, è quasi un obbligo, perché ditemi quale azienda non ha almeno una fattura elettronica. Tutte. E se io ho una fattura elettronica, diavolo, ho certamente qualcuno che me la conserva. Può essere il commercialista, può essere colui, può essere l'azienda tramite la quale faccio inoltre allo SDI, può essere, come noi quasi sempre raccomandiamo, l'agenzia stessa delle entrate. Ma io ho un elemento informatico, documento informatico, che faccio gestire, conservare da qualcuno. Bene, se io faccio questo, io debbo avere il documento della conservazione, debbo avere nominato la persona che è responsabile della conservazione. È un valore di default, non è più opzionale come anni fa, nei quali nel corso della dichiarazione dei redditi, cioè nel corso, nel contesto della dichiarazione dei redditi, si diceva: sì, ma voi avete qualche documento che conservate in modalità informatizzata? Ed il cliente diceva: sì, no, mi stampo tutti i libri, me li tengo tutti su carta e ci appiccico religiosamente i bogli, oppure no, lo tengo e lo segnalava. Oggi è un default che ci sia qualche documento informatico. Quindi è un default che, se subisco un controllo, qualcuno mi chieda i documenti di base. E da qui poi voi potete tranquillamente immaginare che cosa può venire fuori. Perché la gestione del documento informatizzato è sia un elemento di natura giuridica, ma è anche e soprattutto un elemento di natura organizzativa. Io credo che sia ragionevole pensare dall'esistenza di tre blocchi logici nella gestione dei documenti. Il primo blocco logico è la formazione del documento. Cosa utilizzo per farlo? Qual è il formato che io debbo rispettare come produzione del documento, affinché poi esso diventi più facilmente accettabile sotto un profilo della conservazione? Il secondo, come gestisco questi documenti nel momento in cui mi servono? Perché è evidente che oggi la consultazione del documento rappresenta il costo maggiore di tutto l'handling del sistema documentale. Quindi come mi organizzo? Perché se io mi organizzo bene per la classificazione del documento nel corso della sua gestione, poi avrò una gestione del documento ai fini della conservazione decisamente più facile. Perché conservare il documento non vuol dire soltanto prendere il documento e metterlo da qualche parte, no? Vuol dire aggiungere a quel documento tutti gli elementi di classificazione che mi permetteranno un domani di rintracciarlo in base a informazioni di tipo diversificato. Perché le linee guida prevedono che ad ogni documento vengano associati i cosiddetti metadati, e cioè nient'altro che la descrizione degli elementi fondamentali di quel documento. E questi metadati sono obbligatori e debbono essere allegati al documento e permetteranno nel futuro due cose: rintracciare il documento, che è un obbligo di legge, e potersi scambiare il documento tra diversi conservatori.
Questa è teoria, però questo è anche quello che dice la legge. Quindi, che cos'è estremamente importante? È cercare di mettere a punto una serie di infrastrutture che sono informatiche, ma che sono in larga parte amministrative, per avere la disponibilità informatica del documento dopo la sua creazione e prima della sua conservazione. Perché a un certo punto io posso dovermi cercare una PEC di anni fa, potrei cercarmi una fattura non SDI. Adesso le fatture non SDI a partire da quest'anno sono estremamente ridotte, perché veramente poche cose, dal momento in cui anche i contribuenti forfettari sono obbligati a emettere e evidentemente anche a ricevere le fatture tramite il sistema di interscambio. Ma prima non era così, no? Posso sempre avere dei documenti che mi pervengono in modalità non SDI, ma elettronici, tipicamente in PDF, e che devo in qualche modo conservare perché fanno parte della mia documentazione aziendale. Oppure posso avere un documento con la firma digitale, e torniamo a quello a cui mi riferivo pochi minuti fa. Voglio, pretendo non soltanto ritrovarlo, ma pretendo anche che il suo valore probatorio sia consistente nel tempo. Oppure un LUL, il libro unico del lavoro, che tra l'altro ha tempi di conservazione decisamente più brevi rispetto a quelli, ad esempio, di un libro contabile, di un libro giornale, come. O infine, un'altra cosa che stiamo verificando presso molti clienti, la dematerializzazione delle note spese. Stiamo vedendo di tutto nella dematerializzazione delle note spese, tranne che delle procedure gestite in modo corretto in funzione a ciò che viene previsto dalle linee guida. Ecco, tutto questo che cosa presuppone? Presuppone uno studio dei documenti che ci sono all'interno dell'azienda, tracciare una roadmap che consenta allo stesso tempo di avere la certezza del modo in cui il documento è prodotto, comprendere come lo classifico e nello stesso tempo come lo gestirò durante la fase di utilizzo di questo documento, ed infine utilizzando al meglio tutto ciò che ho messo in cascina prima, cioè formato e dati descrittivi del documento, passo alla sua conservazione nel tempo. Entro i limiti previsti dalla legge, entro naturalmente la procedura prevista dalla legge e soprattutto nell'ambito di un quadro regolatorio che io ho deciso, che io ho documentato in un manuale e che è superveduto da una persona che ne ha la completa responsabilità. Posso decidere se queste attività in parte, in toto, le affido a terzi. Sono liberissimo di farlo, sempre rispettando il dettato delle linee guida, ma tutto ciò deve essere assolutamente documentato e definito. Ecco Alessandro, ecco, scusami. Questo è... Sì, ma no, scusami. Io volevo solo aggiungere, agganciandomi a quello che dicevi, due altre domande, scusatemi, risposte frequentemente ricevute. Cioè, ma io il manuale ce l'ho, è quello del mio conservatore, è quello del commercialista, ok? Oppure, ma io il responsabile ce l'ho, è il mio conservatore il responsabile della conservazione, ok? Mi aggancio esattamente a quello che dicevi.
E dalla tua faccia direi che chi ci ascolta già ha capito che non sono esattamente risposte corrette. Okay? Per le motivazioni in realtà diceva Alessandro. E ora finisco rapidamente, cioè il manuale che vi dà il conservatore è un manuale del conservatore, ma io, azienda, devo avere il mio manuale, che poi magari incorporerà, e qui poi rilascio la parola eventualmente Alessandro, il manuale del conservatore, ma deve essere un documento a sé stante che rispetta tutte le norme che Alessandro ha appena detto. Ok? Lo stesso per il responsabile della conservazione, dove io non posso, e questa è una previsione specifica delle linee guida, dove io non posso affidare al conservatore anche il ruolo di responsabile della conservazione, ma devo scegliere, come diceva Alessandro, un soggetto interno o esterno, ma diverso. Solo questo ad aggiunta delle domande. Ecco. Scusami Sì, l'interruzione. un'aggiunta per la quale ti ringrazio davvero e mi dà il modo di ribadire un concetto, forse di chiarirlo ancora meglio. Se noi pensiamo, sono in realtà, che ci siano tre fasi diverse: la produzione del documento, la gestione e la conservazione, è ovvio che il manuale della conservazione deve prevedere tutte e tre queste fasi. È una mia scelta organizzativa. Se io vado a far conservare ad un conservatore esterno, il modo in cui lui conserva i documenti è importantissimo, non c'è dubbio, ma è un terzo, è una parte del tutto. Il punto cruciale è come io organizzo le prime due fasi. Poi, ovviamente, anche la terza ha la sua importanza, ma il modo in cui le organizzo, che poi è il modo in cui io le formalizzo sul manuale, non è delegabile a nessuno. La redazione del manuale non è delegabile, spetta sempre e soltanto al responsabile della conservazione, che può delegare tutto, ma tranne la preparazione del manuale. Ed è evidente il motivo, no? Io credo. Bene, la reazione di questa gentile signora o signorina è al fatto che sto sotto richiesta di documenti che non so da che parte girarmi. E da che parte girarsi? Io chiederei sicuramente a questo punto al nostro cliente, allora, sulla base di tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, sulla base delle risposte che abbiamo avuto, che poi in realtà sono delle risposte ottenute sulla base delle sollecitazioni, no, che noi abbiamo fatto e delle argomentazioni anche che abbiamo addotto. Ascolta, siamo arrivati al punto giusto. Vuoi venire con me nella tana del bianconiglio, sempre che io, insomma, nelle vesti del bianconiglio, francamente non mi ci vedo bene, però in qualche modo nelle vesti del facilitatore forse sì. E quindi vuoi venire, no, a capire qual è la verità e a organizzarti, perché questo è un problema vero, oppure puoi credere a quello che vuoi. E allora scegli l'altra pillola. Ma se tu vuoi capire, se tu vuoi cominciare a riflettere per essere in regola oggi e soprattutto domani, beh, puoi sicuramente provare a contattare Colin e a comprendere qual è il servizio che noi poniamo. Alessandro, grazie. Questa cosa del bianconiglio non so perché mi piace inserita così, perché si vede che è una cosa che mi fa sentire in comfort zone, è una cosa che è rilasciata all'infanzia e mi ha fatto sorridere ogni volta che hai detto questa parola. Se vedi il cervello come viaggia sui ricordi. Allora, noi abbiamo cercato di farvi un percorso che fosse di logica, esemplificativo, pratico,
perché ci troviamo comunque quotidianamente con dello scetticismo che è stato seminato da chi la materia non la conosce, non la sa affrontare, non la vuole affrontare perché oggettivamente non è una passeggiata. Quello che noi diciamo sempre, al di là di tutto l'interesse a poter lavorare su questa materia e aumentare le opportunità, quello che è. Non si affronta in maniera superficiale, non c'è un minimo, sento spesso dire, questo si sente anche su altre materie, il minimo che si deve fare, non c'è un minimo che si deve fare, c'è un percorso che si deve fare. Si deve iniziare da un punto, che è il punto di partenza su tutte le attività di natura legale e non solo, che è l'assessment, cioè in che situazione sto. Posso sapere, ed è evidente, non ho bisogno di fare un assessment, che non ho magari un responsabile della conservazione, non ho un manuale, però ho già un flusso, sto facendo delle attività, capiamo se sono quelle giuste, se sono quelle sbagliate, dove occorre intervenire, che cosa devo andare ad affrontare. Quindi sicuramente il punto di partenza è quello che noi stiamo proponendo alle aziende con le quali abbiamo iniziato a lavorare e non siamo in una fase di adeguamento, ma siamo in una fase embrionale, è l'assessment, perché non sai da che cosa stai partendo, di cosa necessiti, anche per fare delle valutazioni, se l'azienda è nel momento di potersi permettere di affrontare determinati ragionamenti, non tanto da un punto di vista di costi, ma di valutazione degli effort aziendali, in che momento andare ad inserire poi eventualmente determinate attività. Se gli investimenti che sono stati prospettati nell'anno, nel biennio, nel futuro, sono anche investimenti compatibili con gli obblighi normativi che devono essere affrontati, perché noi abbiamo trovato anche questo nel fare l'assessment, degli errori su degli investimenti, dei fornitori, quando ci viene detto, ma io come fornitore ho Pinco Pallo, bisogna vedere che cosa hai comprato. Perché un conto è comprare un risultato finale con determinate garanzie, un conto è avvalersi di un certo tipo di servizio. Insomma, ci sono tanti aspetti da vedere, sia internamente rispetto al flusso che rispetto anche ai rapporti esterni. Quindi noi stiamo intervenendo dal punto di vista dell'assessment, dove le aziende sono conformi con la figura del responsabile o andando a supportare il responsabile della conservazione, perché comunque non è assolutamente un'attività banale, andando ad intervenire solo con la parte legale, laddove l'azienda abbia adottato situazione remota, ve lo dico perché negli assessment, situazione remota, tutto il flusso in maniera idonea, tutta la parte tecnologica, rapporti con i fornitori e quindi intervenendo con la parte legale, fino ad arrivare a tutto quello che è la revisione dei processi e quindi non c'è la parte formale, solo la parte tecnologica, c'è un tema di flusso, di processo, di quello che conviene fare. Non tutte le aziende lavorano e ragionano nello stesso modo, hanno la stessa organizzazione. Quindi è chiaro che il vestito che va cucito deve essere realizzato sulla base della partenza, della necessità, del modus operandi, anche del livello di digitalizzazione della mentalità della struttura, perché poi va portata in un determinato status. Detto questo, ovviamente se ci sono delle domande, noi siamo a vostra disposizione. Come abbiamo sempre occasione di dire al termine del Call in Focus Day, è bene coinvolgere, è impensabile che il tema possa riguardare una figura o un'area aziendale. Quindi ci sono più figure da coinvolgere con le quali parlare, anche per capire come andare ad affrontare eventualmente un assessment, quello che può essere l'impatto. Altro, noi siamo a vostra disposizione per organizzare delle video call, degli incontri dove approfondire e capire quella che può essere la portata, parlare con i vertici, perché comunque ci sono delle responsabilità se non si conserva ciò che si dovrebbe conservare in un determinato modo, per non avere neanche delle figure che poi si prendono delle responsabilità decisionali di portare in un secondo momento il tema avanti, perché ora ci sono altre priorità, ma intanto i vertici possono non sapere, non sanno che ci sono comunque dei rischi che non sono gestiti e che un domani potrebbero generare delle conseguenze, incidenti sulla realtà aziendale. Allora, chiedo anche a Valentina Pesi, non credo che ci siano in questo momento delle domande. No, Vado a confermare, confermo. giusto Valentina? Ok, Confermo. grazie.
Allora, io ringrazio tantissimo Alessandro Bencini, per cui non, mi piace sempre ascoltarti perché al di là poi dell'imparare il tuo piglio, sempre molto ironico nell'affrontare un tema che è devastante, comunque lo sai che mi affascina, perché comunque non è che siano tematiche leggerissime. Ringrazio Marco Parretti che interviene sempre in maniera molto proporzionata e che è in mezzo al guado dell'applicazione di queste norme, quindi ci vuole anche un piglio di ragionamenti e ragionevolezza per andare poi ad affrontare la norma. Noi restiamo a vostra disposizione, vi ringraziamo di averci dedicato del tempo, vi arriveranno ovviamente le slide, la collega vi farà pervenire le slide, vi contatterò comunque chi è interessato appunto ad approfondire un po' il ragionamento e magari a farlo comparativo rispetto alla propria azienda in modo da capire se ci sono delle necessità nell'immediato, termine rispetto al tema che abbiamo trattato. Grazie mille a tutti della partecipazione, vi auguro una buona Grazie. giornata, buon lavoro. Salve. Buona giornata, grazie.